volto in queste ore, in questi giorni dalla città di Brindisi? Brindisi è una città magnifica che è assolutamente sottovalutata rispetto alle potenzialità e alla ricchezza che ha, la ricchezza umana, culturale, paesaggistica, economica, la fortuna di essere nella posizione in cui è, la storia che ha, le risorse, no? le energie che sprigiona. È impressionante in 2 giorni, è come se tutto corrispondesse a questa luce, è una pila atomica che però nella percezione nazionale non corrisponde a quello che è, e mi domandavo perché, come mai, no? Che cosa c'è che in questa città non riverbera di luce abbastanza quanto quello che si vede quando si è qui, perché tutte le altre città di Puglia hanno più reputazione, mi viene da dire, no? Una reputazione da Lecce a Bari, da Taranto a il Salento, il Gargano, persino Foggia, cioè anche nel bene e nel male sono più conosciute di Brindisi. E quindi mi sono chiesta come mai, e ho pensato che mi sembra che sia come una città in cui si è bloccato il meccanismo, come quando l'orologio si incetta, no? Qualcosa è successo, forse siamo davanti a questo teatro negli anni 60, 70, all'inizio degli anni 80, in un periodo in cui una generazione politica doveva passare il testimone alla seguente, magari il testimone se l'è messo in tasca, invece che passarlo alla generazione successiva, e il fatto sta che questo testimone è sparito, non c'è più, non si sa dove sia finito, è un po' come l'affresco della Madonna del Casale, non c'è più, è sparito, ma però c'era, era un oggetto, era un attrattore potente della città, i pellegrini da tutto il mondo arrivavano a pregare quella Madonna, che è una Madonna bellissima perché è la Madonna della fertilità e sotto c'è l'acqua, quindi pensate ai simboli, perché poi sono i simboli che costruiscono la nostra identità, no? Questa è una città sull'acqua e hai una chiesa al limite del porto, che oggetto di pellegrinaggio, arrivano da Gerusalemme, dalle Indie per pregare quella Madonna lì, che è una Madonna dell'acqua e quindi della vita, e per millenni quella Madonna si riproduce la popolazione, cioè genera la vita, genera. Dopodiché tu la radi al suolo, la togli, la elimini, la porti via da lì, non c'è più. Quindi non c'è più simbolicamente la capacità di riprodursi. C'è un faro che orienta nel. Il faro fa il mestiere suo, fa il faro, no? Lo togli e quindi si fa buio. Allora si fa sterile, si fa buia, ecco fatto che se fosse una fiaba sarebbe finito qua. In più mi sembra che una generazione politica di esponenti di spicco nazionale sia scomparsa senza lasciare eredi. Ci sono state delle disavventure giudiziarie che voi conoscete meglio di me, che però insomma danno anche l'idea di una poca lungimiranza e di una certa autoreferenzialità di una classe politica. E poi c'è tutta la vicenda industriale che diciamo conosciamo benissimo e che non è così diversa da quella di Taranto, con la differenza però che Taranto ha un'attenzione nazionale costante, di Brindisi non parla mai nessuno, pochissimo, no? Cioè dell'Ilva tutti sappiamo tutto, persino gli atti del processo, e qua di quello che è successo in questa città non si sa niente. Allora mi domando anche se non ci sia una quota parte della popolazione che ha un interesse alla conservazione dello status quo, no? che magari va bene così, perché è una rendita che funziona. Però questa rendita che funziona, se non garantisce il futuro, certo delle dinastie magari sì, ma non il futuro cioè non c'è un'università a Brindisi, non c'è l'università, non c'è una casa editrice, non c'è un'emittente televisiva, radiofonica, non c'è una redazione di un giornale. Lo so che i giornali vanno, come dire, però non è vero un blog, un giornale online, cioè un luogo dove chi ha 15, 18, 20, 25 anni possa dire io voglio cambiare il mondo e vado lì a cambiarlo. Se tu sei di Brindisi, dove vai a cambiare il mondo?
Forse il motivo per il quale chiedo. molti sono costretti ad andare via. Io penso che le persone vanno via se non c'è, se non c'è l'università, è chiaro che vai a studiare fuori. E quando vai a studiare fuori non torni. È difficile che torni. Poi certo c'è il fenomeno di quelli che tornano, ma tornano perché non hanno alternative, cioè tornano a ristrutturare le case dei nonni, a vivere in campagna perché non trovano lavoro, perché le case in città costano troppo, perché non hanno un posto fisso, perché non possono immaginare una famiglia se non capitalizzando il patrimonio che i nonni avevano lasciato disabitato nelle campagne. Guardate cosa succede in Valle d'Itria, no? La Valle d'Itria, io quest'estate sono stato tanti mesi là e ci sono... nell'arco di pochissimi anni si è rivalutato un patrimonio immobiliare che era considerato poco più che nulla, no? Certi tulli, certe lame erano usate per gli animali, per le bestie, ruderi, e nell'arco di una generazione sono diventati bed and breakfast del Valle di Gaga, no? E allora le cose sono così, hanno il valore che tu gli dai. Le città sono come quel trullo e quella lana, se tu lo usi per tenerci le bestie e lo lasci marcire, marcisce. Se tu investi in attrattiva, attrae. Dipende da quello che l'uomo fa con le cose da sole deperiscono.